share my music. La bambola ha i capelli gialli, quindi dobbiamo cucire i capelli alla bambola? Coincidenze? Io non credo. Decisamente improbabile. Perché? Non vale anche se gli do la bambola. Sveglia, vecchio! Ah, ok, adesso sì. Non perfetto. Serve urlare a quel modo. Ha ragione, mi perdoni. Io ti perdono. Senta, non è che potrebbe farmi una cortesia? Potrebbe cucirmi dei capelli sulla testa di questa bambola? Richiesta un po' insolita, ma non vedo motivo per non assecondarla. Porgimela. Ok, perfetto, ragazzi. Cucita. Troppo gentile. Non stavo più nella pelle. Sì, insomma, hai capito. Beh, sì, insomma. C'è qualcosa che mi sfugge, non funziona. Un attimo, la guardiamo. Bambola voodoo, ecco come avevo detto. Al ciuffo. Ma non so perché gli ha tagliato proprio i capelli ai lati. Proviamo a portarla all'altare magico. Allora. Entriamo. Ho due idee. O la diamo direttamente a lui o usiamo il pentagramma. Che dovrei fare precisamente? Ecco, non possiamo, quindi proviamo a darla a lui. Problemi con la mia bambola. Ah, ok, sì, perfetto. Ho creato una bambola voodoo. Ho preso dei capelli della vittima e li ho cuciti su questa piccola. Ah, della vittima, quindi sono sì, fare? Del ragazzo, per quello ciuffo, del ragazzo nella camera. Tutto anch'io, praticamente sempre. Ma questo cosa c'entra? Devi riversare il tuo odio nella bambola tramite un rituale. L'odio è la fiammella che lega le terminazioni nervose della vittima al simulacro attraverso cui vuoi operare. In questo caso la bambola. Non parlo lo stregonese, dovrai spiegarti meglio. Come si svolge il rituale? Devi posizionare la bambola al centro di un pentacolo. Ecco, puoi usare il mio. A quel punto chiudi gli occhi. Allora avevo ragione. I pensieri negativi che hanno per protagonista la vittima designata. Non importa se ciò a cui pensi non sia reale. Basta incanalare i pensieri negativi su quella persona. Tutto chiaro. Ok. Finito. Va bene, allora prendiamo la nostra bambola e la mettiamo nel pentagramma. Io l'ho chiamato okay, pentacolo, ma va bene, è lo stesso. Espressione molto... Ok, ha funzionato. Ok, adesso è diventata... Tutto merito della facilità. Il ragazzo. Il mio odio gratuito sulle persone. Questa dovrebbe essere la volta buona. Ok, credo che se ne sia proprio andato. Andiamo. Ragazzi, aspettate un attimo perché non ho ancora capito. Allora, la bambola ora non ce l'abbiamo più. La birra. Vabbè, questi bicchieri servono per fare bicchieri con la birra. Il plutonio, il peperoncino, l'assenzio, la pila e la pala. La pila e la pala. Cosa servono di preciso? No, perché non l'ho ancora capito bene. Allora, proviamo a mischiare il peperoncino con la birra. Meglio di no. Assenzio nel bicchiere. Plutonio nel bicchiere. Peperoncino robot, no? Pala. Sono corto di idee. Boh. Magari dobbiamo far ubriacare qualcuno con la birra. Siccome ne abbiamo tantissimo. Allora, il quarterback non andava. Proviamo la ragazza.
Ok, allora proviamo. Birra. Alla. Ragazzo. No, niente. Allora proviamo con il quarterback per la stanza che si è liberata. La camera da letto al piano di sopra è libera, come promesso. Davvero? La faccia realizzata della ragazza. State fermo, immobile. Ah già, questo era quello con l'italiano a braccetto. Prendi con i ragazzi e andate alla discarica. Non interessami di cosa che facete. Non mi farmi perdere tempo. Tutto risolvuto. Ora vai. Stanza zompa zompa pronta. Wow, non riuscivano più altro a trattenersi. Che flash. Sarà meglio non perdere altro tempo. Ok. Ora siamo ritornati qui, quindi credo che dobbiamo fare qualcosa. Il basso. Parliamoci. Di che hai bisogno? Mi inventerò qualcosa. Trova il modo per farlo scendere e ti aiuteremo. Non rischieremo di certo l'osso del collo per te. Mi servirebbe una mano per portare quell'armadio che vedete lassù fino in città. No, ma forse ragazzi si è scambiato i due dialoghi. Prima ha detto mi inventerò qualcosa e poi mi interesserò per spostare la mano. Sì, vabbè, comunque il concetto l'avete capito. Allora, ora dobbiamo, mi sa, utilizzare la ruspa. Proviamo. Niente da fare, è chiusa. Ah, è vero, le chiavi ce le aveva il custode. Proviamo a prenderle. Cosa credi di fare? Ma tipo ho un cacciavite attaccato alla gamba. Forse ragazzi è lui che dobbiamo fare ubriacare. Qua ne dobbiamo mettere. Sì, perfetto. Cioè proprio. Tra l'altro la mandragora. Ragazzi scusate, sono un po' raffreddato. Se mi sentite così. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo. Dobbiamo picchiarlo. Così, bravo, vedi. Ma. Bam. Perfetto. Come credevo. Non ti sa, in quel modo non avevo altra scelta. Beh, hai ragione. Guardalo, dorme come un angioletto. Qualche ora di sonno gli farà bene. Era troppo stressato. Ok, raccogliamo le chiavi. Da terra mi riesce difficile. Ah. Ho cliccato male, prendiamole. Ora possiamo aprire, giusto? Perfetto. Allora, cosa abbiamo? Ok, allora. Inseriamo la cassetta. Ok. Spegniamola. Oddio, il l'omino di Fallout con la testa che si muove. Allora, credo che dobbiamo spostarci, quindi ruota sinistra. La barra era a sinistra. Massimo, aspetta. Ah, sì, adesso sì. Ok, allora proviamo ad abbassare il braccio. Proviamo. Ok, perfetto ragazzi. Ok, perfetto. Conserviamo il nostro bellissimo immaginavo armadio. È necessario tutto questo casino per riportarlo giù. Beh, in effetti. E io che avevo paura del bullo della scuola. Proviamo a parlare con lui. E con lui. Tutto bene? Non sapremo mai. Ok. Parliamo con lui. E
tutto pronto, possiamo procedere. Sentite ragazzi, muoviamoci. Ok. Ah, è crashato il gioco. Ok, perfetto. Proprio contentissimo che si è crashato il gioco. Ok, allora. Come al solito ragazzi, direi di concludere il video qui, come al solito, perché io lo concludo più o meno verso 10 minuti, 11-12. E niente, è stato un bel gioco, non vedo l'ora che esca la versione originale. E sì, è stato veramente molto bello, scrivetemi qua sotto nei commenti se volete la versione originale o no. Perché se non la volete non è che la posso fare contro la vostra volontà. E niente, come sempre ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, con il video di iscrivervi al canale. E è veramente un bel gioco, lo ripeto perché è veramente un bel gioco. Molto interattivo, tipo puzzle, perché bisognava capire molte cose per andare avanti. E qui dal vostro Rix raffreddato perché ho il naso tappatissimo, è tutto, quindi noi ci vediamo al prossimo video.